La città di Sondrio ha accolto con entusiasmo la grande festa per i 100 anni della sezione valtellinese dell'ANA. In una domenica di primavera i gagliardetti hanno colorato le vie del centro, raccogliendo gli applausi di centinaia di persone che hanno potuto prendere parte alla sfilata. Gruppi di penne nere, sindaci, autorità e il presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero. Giornata importante oggi. Beh, giornata importante non solo per gli alpini, ma vedo per tutta la comunità valtellinese, perché c'era tanta gente per la strada e soprattutto la piazza strapiena. Oggi veramente abbiamo coronato un sogno, quello di raggiungere il nostro centenario con tutta questa gente, ma soprattutto poi con tanti amici che sono venuti di fuori, perché ho visto che c'erano forse una ventina di vessilli delle altre sezioni. Questi perché fra gli alpini c'è proprio questo spirito di amicizia e ci sentiamo veramente un'unica famiglia, e questo veramente mi ha fatto piacere, perché c'era la Protezione Civile, abbiamo tutto, non ci mancava niente, le autorità provinciali c'erano tutte, gli alpini c'erano tutti, le nostre famiglie erano per la strada a applaudirci. Più soddisfatto di così non potevo essere. Chiudere la sfilata, il passaggio della stecca che da Sondrio sale a Livigno per il raduno del prossimo anno. Consegno la stecca al comune di Livigno. Grazie, vi aspettiamo a Livigno 2024 a settembre per il nostro raduno sezionale, e ce la faremo, ci impegneremo tutto per tutto, vi aspettiamo.